Busin, prego. Sì, grazie Presidente. Colleghi, volevo soffermare la vostra attenzione sul risparmio reale che si otterrebbe con l'abolizione delle province, perché di questo si parla alla fine. No? Vogliamo creare un capro espiatorio che nasconde poi quelli che sono i veri sprechi della nostra gestione politica. Da uno studio fatto dal CIGA di Mestre pare che il risparmio ammonterebbe a circa 500 milioni, cioè un'inezia rispetto ai 13 miliardi valutati del costo della politica. Ma mi permetta di dire che ci sono anche delle province, come la provincia di Vicenza da cui provengo, che funzionano, che sono virtuose e che grazie alla loro efficienza offrono dei servizi importanti ai cittadini. Ne voglio citare due in particolare. Tariffe gratis, cioè trasporto pubblico gratis in tutte le province per gli over 65, concessi dalla provincia di Vicenza, sconto del 50% sugli abbonamenti per gli studenti, su una tariffa che è già il 50% inferiore alla media delle tariffe praticate nel resto d'Italia. Mi premeva ribadirlo e riportare la discussione alla realtà di un ente che in alcuni casi è virtuoso e che offre dei reali servizi alla cittadinanza.